I due si ritrovano circondati da enormi meduse. Non muoverti! Siamo nei guai, Dory! Ehi, basta! Non rimbalzare sulle cupole, quelle... Le cupole non fungono, giusto? Cosa ci riesci? Dory, stammi a sentire. Ho un'idea. È un gioco. Gioco? Sì. Ma dove giochi? Toccami. Il gioco è questo. Il primo che ce l'ha fatto uscire dal banco di meduse ha vinto. Ok. Regole, vediamo le regole. Non dobbiamo toccare i tentacoli, solo le cupole. Cupole, tentacoli, capito? Pronti, martelliato, pronti, martelliato. Aspetta, questi tentacoli è la cosa fondamentale. Aspetta. Dory. Ma più veloce si può vincere. Dory. Vai. Aspetta un momento! Dory! Ecco, ora giochiamo con la morte. È così, ed è anche divertente. Ce la posso fare. Sta attenta! Sì, e cosa piangere quando vincerò? Oh, non credo proprio! Sparisce, mummia. Io sono l'evoluzione, sono la velocità! Scusami tanto, Dory, ma hai fame? Io ho fame? Sì, perché ora mangiare le mie bollicine! Scusa, vieni che dritto la metà! Vince il pesce pagliaccio! Yuhu! Ce l'abbiamo fatta! Siamo forti! Dory. Dory! Uscito dall'intricata foresta di meduse, Marlin ci rientra per cercare Dory, che trova svenuta e bruciacchiata sui tentacoli di un grosso esemplare. Squalificata? No, vai benissimo. Stai vincendo. Ma devi stare sveglia. Dove abita Fisherman? Sì, Sherman, Wallaby Way, Sydney. Ci siamo! Bravo! Marlin, ascolta la strada verso l'uscita. Resta sveglia! Resta sveglia! Frastornati ma in salvo, i due si lasciano trascinare dalla corrente. Sì, Sherman.